Ma buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo video di Allofishing. Oggi apertura della trota. Si va in torrente. Sì, si torna finalmente in quei posti bellissimi, magnifici, naturali. Avevo un pezzo di filo sulle labbra. E pieni di padellari, sì. Il sole è già sorto, quindi siamo in ritardo e speriamo che in questo punto del torrente dove stiamo andando non sia già sceso qualcuno, perché altrimenti c'è che buca tutte e voi non vedrete questo video. Vediamo se salta fuori qualcosa. Ed eccoci qua ragazzuoli sul nostro bellissimo torrentello. Sul nostro ormai torrentello di casa, lo possiamo chiamare. Torrentello di fiducia. L'anno scorso l'apertura ci ha un po' ciulato, nel senso che avevamo davanti uno e ce l'ha bucate tutte. Io non ero riuscito a scappottare appena. Stavo cadendo. Ale, speriamo che quest'anno non sia così. Non preoccupatevi, non stiamo pescando a scendere, pescheremo a salire. Ma la prima buca dobbiamo per forza farla scendere. Ce l'ho. Lì nel buco l'avevo attaccata. Vediamo se riesco a riprenderla, ragazzi. Niente, non mi dà più. Bessere, va di lei. Lei ha lanciato nella buca finta lei. Come fa ad esserci il 39% di batteria adesso? No, vabbè, non era piena, però. La prima trotterellina dell'anno è uscita, andiamo col rilascio. Ciao bella. Dove è andata? Chi sei? Dove sei? Quando sei? Sono sotto. Grande Ale. Dai, è anche bella. Non lo so. No. Secondo me era bella perché lo spacchettava. Sì. Ok ragazzuoli, prima trota è uscita. Sì. Peccato per la slamata di Luca, perché era già più decente. Secondo me non si vedrà, cioè non si capirà che era un po' più bella dalle immagini, dalle clip delle due GoPro. Però, cioè, quelle piccoline vengono su dritte. Sbatacchiano, tipo coccodrillano, ma vengono su dritte. Questa qua invece continuava a spingere verso il basso, quindi probabilmente era un po' più bellina. Quindi adesso proseguiamo, il torrentello ci attende e vediamo se riusciamo a far uscire qualcosa di un po' più bello. Speriamo di riprenderci, perché Ale, insomma, l'ha già presa. Cacchio, io iniziare con la slamata. Vabbè. Non va bene. Ok, ci siamo tolti il cappotto con la trota più piccola che io abbia mai preso praticamente. Ma che belle pinnettine che hanno. Vai con rilascio. Yeah. Non so dove sia finita. Tipo da qualche parte qui. Nice! Nice!
Dai che ci siamo levati il cappotto. E allora anch'io. Allora anch'io. Cambio angolazione. Puttana. Ale. Oh. Io ti dico questo, se era un pesce era un chilo. Io ti dico questo, se era un pesce era un chilo. Anzi. Sì. Esattamente quello. Vieni, vieni, vieni. Madonna. Esattamente questo quello che ho sentito. Scusa. Che pezzo. Che pezzo, Ale, ma stai scherzando? Rubarmelo che cosa? Ragazzuoli, abbiamo slamato il pesce su Instagram, quindi se non ci seguite andate a seguirci su Instagram. Guardate che pezzo che è uscito in questo torrentello, in questa buchina. Grazie a Luca che l'aveva sentito il lancio prima, devo dire. E niente, andiamo con il rilascio. Speriamo di avere la clip dove dico quella magica frase. Non facciamola soffrire troppo. Vai. Ciao bella. Oh, raccontaci un attimo come l'hai presa. Allora, buchetta, l'abbiamo già battuta alla grande, in realtà abbiamo battuto di più la schiuma sotto della cascata. Sì, che è dove io ho scappottato un attimo fa, tra l'altro. E Luca aveva sentito un pesciotto, l'aveva preso prima. Dopo abbiamo detto, ciao, facciamo altri due lanci dopo quel pesce, magari qualcos'altro c'è. Abbiamo cercato di battere quella sponda più vicino ai rami, dove c'è l'acqua un pochino più ferma. Luca l'ha sentita. Poi ho fatto un lancettino io e glielo ho rubato. Ragazzi, un cattivo compagno di pesca. Era sovrastimata dalla mia frase, perché gli ho detto, Ale, se è un pesce è un chilo. Però non era un chilo, ma era un bel pesce. Bene, adesso io non pesco più. Tu quale vuoi? Questa. Quello o quello? Sicuro? Sì. Anche perché lì c'è il sicuro un pesce. Non ci credo che non c'è un pesce. Brembo? Eccolo. Bellino. Nice, buona taglia. Buona taglia. Non riesco ad aprire l'archetto per dargli filo. Ok. Oh ragazzi, finalmente aumenta la taglia un po' anche per me. Non enorme, ma almeno è decente. Rilasciamola subito. Porca miseria. Porca miseria! Bella ancora, eh! Non avevo la registrazione. Madonna, ragazzi! Ma che cazzo stai facendo? Ma perché non stavi registrando? Ragazzi, come tutti voi sapete, abbiamo questo brutto vizio che ogni tanto spegniamo la GoPro. Perché abbiamo poche batterie, però vabbè. E niente, proprio in questi momenti capitano queste cose. È il secondo pezzo che fa oggi e non abbiamo purtroppo modo di farvi vedere né il combattimento né altro. Ma Ale sta facendo i numeri. Mamma mia Ale, ma che cosa hai preso? È stupenda. That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society. Madonna, alla faccia dei padellari. Sono contento di averla punta io questa, così non la punge più nessuno. Però, io, Ale, lo devo dire a lui perché è la verità. Io l'ho sentito anche questo. Però si aveva rinunciato questa sì, volta. Sì, questa volta si è rinunciato. In realtà stavo cambiando la testina, però dai, adesso la rilasciamo. Facciamo prima una storiella e poi la rilasciamo.
E ragazzuoli, andiamo col rilascio di questo bel mostriciattolo. Magra, però. Però. Sappi che ho messo la registrazione continua e basta, Bene. Oh no, ho poca batteria, non devo perdere tempo. Non ci credo, dai. Qua niente? Proprio qua che c'era quella bella l'altra volta? C'era bella e mi ha appena dato, secondo me, non so se lo punta. Ragazzi, e anche Luca ha preso il tonnetto. Il tonnetto. Ah! Per questo torrente è un tonnetto. Ah beh sì, non riesco neanche a slamarla. L'amo è senza ardiglione, ma si è piantato così bene che non riesco. Ale, mi serve una mano. Dai ragazzi, andiamo col rilascio. Andiamo col rilascio? Andiamo in un posto un po' meno in corrente. Lì, qua, qua, qua. Che beccata che ha. Anche il muso è un po' rovinato. Pronti? Guardate che, guardate qua che segno che ha di una beccata. Vai. Via. Subito sotto il sasso. Ce l'ho fatta. Anche io una big oggi. Ah. Ale, fammi sto pesce adesso. 1% di batteria, ragazzi. Riuscirà il nostro Ale a afferrare sto pesce prima che la GoPro si spenga definitivamente. Scopritelo in questo video. Nope. Ed è qui, ragazzi, in questo momento che abbiamo realizzato che avevamo finito tutte le batterie della GoPro per quella giornata. E ovviamente perché le avevamo lasciate in macchina e a questo punto eravamo tipo un paio di chilometri dalla macchina, non potevamo tornare a prenderle. E ovviamente quando finiscono le batterie, cos'è che succede? Si prende qualcosa di bello. Quindi niente, vi lascio alle clip che abbiamo fatto col telefono. Una bella bella trota che si sta scannando malissimo, tra l'altro. Super combattiva. Madonna. Non slamarla. Non hai capito un po' quello che vuole lei. La guadino là. Secondo me se non si è slamata finora ha coccodrillato che non ci posso domani. Mamma mia, si è stati. Mamma mia! Che pezzi che quest'anno! Maiale. Che maiale! Raga, ma questo è un maiale, non è una droga, è un maialone. Vai, rilasciamola. La voglio rilasciare qua però. E io non ti posso seguire. No, la rilascio qui perché sennò la porta via. Sposta un po' la gamba se riesci. Ok. Bagniamo bene la mano sempre. Prendiamo la... Mamma mia, se è tozza. Vai bella. Grazie del divertimento. Squish, via come un'anguilla. Oh, ma che cacchio sta succedendo? 2-2. Mamma mia. E continuiamo a pescare perché secondo me lì, in quel buchino lì, un altro pesciotto c'è. Non facciamo vedere gli spot. Invece no, un altro pesce lì non c'era. Però
leggermente più su, è successo questo. Non ce la possiamo fare, ragazzi, oggi, eh? Anche questa, le batterie ci tormenteranno sempre. Guardate un po'. Guardate che bei colori che c'ha. Bellissimi. Adesso c'è un bimbino che abbiamo conosciuto adesso, che è qua dietro, che viene a vedere la trota. E poi ci vediamo per il rilascio. Va bene, ragazzi, passiamo al rilascio. Via, la lasciamo andare subito. Stupenda. Bellissima anche questa. Allora, ragazzi, siamo giunti alla fine di questa pescata che non ci aspettavamo che sarebbe andata così. Pensavamo, siccome è un torrente che conosciamo bene, insomma, ci aspettavamo tante troterelline. Il solito, insomma. Esatto, cosa che in realtà più o meno è successo, perché ne abbiamo presa qualcuna piccolina. Sono state le sorprese. Sono state le sorelle maggiori che ci hanno sorpreso. Le mamme e le nonne che ci hanno sorpreso, però non ci lamentiamo mica. Detto questo, ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione qua sotto, che a voi non costa niente e a noi invece aiuta, perché YouTube ogni tanto fa il cattivello e non suggerisce i nostri video. Se voi spolliciate tantissimo, il nostro video viene suggerito tantissimo. Poi di fianco a quel tasto c'è un altro tasto rosso che a voi non costa niente, c'è scritto iscrivetevi, vi iscrivete al canale e attivate anche le notifiche, perché così quando pubblichiamo un video spettacolare come questo vi arriva la notifica. Quindi su, iscrivetevi, dai. Anche perché più siamo... Basta dire anche perché. Più siamo e più possiamo portare contenuti di alto livello. Stiamo migliorando piano piano e continueremo a farlo. Ma se ci supportate, di più. Detto questo, alla prossima pescata. Ah, seguiteci su Instagram. Su Instagram, subito. E poi ci vediamo alla prossima pescata. Ciao!